Allora, per quanto riguarda il dispositivo, la Corte di Giustizia d'Appello di Roma, sezione terza bis, nome del popolo italiano, la pubblica udienza 7 maggio 2021, vista l'articolo 605, codice di rito, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 14 novembre 2019, appellata da Di Bernardo Alessio, D'Alessandro Raffaele Mandolini Roberto, Tedesco Francesco e dal Procuratore della Repubblica, escluse le attenuanti generiche nei confronti di Di Bernardo, D'Alessandro e Mandolini, ritenuta nei confronti di Di Bernardo e D'Alessandro l'aggravante di quell'articolo 61 numero 1 codice penale, ridetermina la pena nei confronti di Di Bernardo Alessio e D'Alessandro Raffaele in anni 13 di reclusione, Mandolini Roberto in anni 4 di reclusione. Conferma nel resto la sentenza appellata, condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese del grado, condanna inoltre tutti gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza in questo grado di giudizio sostenute dalle parti civili, Rita Calore che si liquida in euro complessivi 9.189 oltre accessori di legge se dovuti, Giovanni Cucchi e Ilaria Cucchi in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori che si liquidano in complessivi euro 11.027 oltre accessori di legge se dovuti, Roma Capitale che si liquida in complessivi euro 4.860 oltre accessori di legge se dovuti, condanna Di Bernardo e D'Alessandro alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile cittadinanza attiva che si liquida in complessivi euro 3.403 oltre accessori di legge se dovuti, importo da distrarsi a favore dell'erario stante la intervenuta ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. Condanna Tedesco e Mandolini alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili Minichini Nicola, Sant'Antonio Corrado, Domenici Antonio, che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi euro 7.147 oltre accessori di legge se dovuti. Giorni 90 per il deposito della motivazione. L'udienza è tolta. Arrivederci. La garage qui c'è per cazzeggio, deve ritornare nel fascicolo. Sono anche degli originali, c'è la perizia, c'è un sacco di cose.